Con il caldo gli sport acquatici sono sicuramente più gettonati. Ma se io dicessi idrofoil, sapete di che cosa sto parlando? Beh, andiamo a scoprirlo insieme. Ci vuole una certa pratica, ovviamente. Sì, ci vuole una certa pratica, però poi, insomma, è una cosa che se fatta con i criteri giusti è facilmente praticabile da tutti. L'idrofoil è destinato a rivoluzionare sia il mondo della vela che il mondo del kitesurf. È un'ala pensata alla fine dell'Ottocento da un italiano, Forlanini, e oggi rappresenta l'applicazione in ambito velico e ovviamente all'interno del kitesurf più studiata e più sviluppata. Ok, siamo su. È partito! Sì! Molina è molto, molto stretto rispetto al kite tradizionale. Rispetto al kite normale, diciamo, va più veloce. Ma è proprio il fatto che si alza dall'acqua, quindi l'assenza di resistenza che consente una maggiore velocità. È un tappeto, quindi secondo me quando sei in acqua non senti nulla, non senti il mare, non senti le onde, non senti il... La sensazione di volare forse. Sì, sicuramente voli. I mondiali di idrofoil nella categoria race verranno disputati la tappa finale il 4 ottobre a Cagliari del 2017, quindi sarà un appuntamento molto importante per la disciplina e per l'Italia. Comunque l'invito che facciamo a tutti è quello di fare sport, di fare attività fisica. Sempre. Qualunque essa sia. Ecco, io che appartengo a quota anzianotti, forse con al massimo.